campana il brevetto dei nazisti per viaggiare nel tempo. Poi la vediamo su scala più reale. Eccola qui. Qui sta gravitazionando la campana e serve per viaggiare nel tempo. I nazisti avevano sviluppato questa campana come teletrasporto. Oggi ci sono i portali nel futuro e anche quest'epoca, 2018. Ma nel 1942-43 Adolf Hitler e i suoi scienziati progettarono questa campana per poter viaggiare nel tempo. Ma i beneficiari non furono Adolf Hitler, fu il capo dell'SOS che scappò con questa campana. Notiamola bene, è un po' gravitazionale, che sta un po' gravitazionando dal pavimento, un po' sollevata. Questa campana gira su se stessa e il giraggio su se stessa tra campi elettromagnetici riesce a viaggiare nel tempo. È una specie di astronave, specie possiamo dire, specie di UFO, però è un UFO per viaggiare nel tempo. Questo è il grande progetto che lavoravano gli scienziati nazisti e anche i nazisti. Quindi sarebbero fuggiti il capo dell'SOS e alcuni nazisti con questa campana, tranne Adolf Hitler. Immaginate questa tecnologia avanzata che avevano creato i nazisti e oggi nel futuro il teletrasporto ancora più avanzato. L'hanno inventato i nazisti. In America sarebbero introdotti con un teletrasporto ancora più avanzato di questa campana e avrebbero attaccato la California, distruggendola tutta e creando un disastro ambientale. Il capo dell'SOS e il capo del comando. Non possiamo cercarlo come facciamo, dobbiamo andare nel 2050, 2030, 2040. Bisogna vedere in quale anno è rifugiato. Il futuro è molto cambiato, non è più come prima. Sanno una rotta diversa. Tutto va rotto di qui, se ve ne accorgete. Anche il fatto della Sardegna, la distruzione di quella pinetta, le piante strappate con le radici, è tutta roba tecnologica, non è il vento, il veticino, tromba d'aria, i tornado si formano artificiali. Sono sempre questi comando che hanno sviluppato una tecnologia avanzata e non si possono fermare. L'unica soluzione è fermarli nel passato, tornare indietro del tempo, al 1940-42, quando hanno sviluppato questa tecnologia. Per gli americani e per tutti, per gli italiani, sarà un grosso problema perché ci attaccheranno con il teletrasporto. Un'arma tecnologica. Stanno bruciando macchine, il centro commerciale hanno preso fuoco alle macchine, quindi utilizzano un'arma tecnologica, strategica. O forse una nuova arma, sviluppata sempre nel tempo dei nazisti, secondo voi? Questo progetto è avanzato per l'epoca di 1940, 42, 45, molto avanzato. Nemmeno Mussolini possedeva una campana per viaggiare nel tempo. Mussolini non era nemmeno all'avanguardia, il suo alleato. Mentre la Germania era avanzata. La Germania avrebbe inventato le tecnologie moderne. Grazie di avermi ascoltato, buonasera.